padroni della piazza per un giorno. Chiaia scende in piazza e chiede risposte, risposte concrete. Un martedì 15 gennaio da incorniciare. ZTL, pista ciclabile, smog, trasporti ridotti all'osso. E questa la giaculatoria delle lamentele che stamane una sigla di associazioni si sono radunati qui nella centralissima piazza Vittoria per dire no alle scelte del Salotto Buono di Napoli che sono state fatte dalla giunta capitanata dal sindaco Luigi De Magistris. In piazza anche tantissima gente, uno spaccato del paese reale, ci sono i commercianti ma non solo, anche tanti professionisti del Salotto Buono di Napoli che hanno scelto questa sorta di flash mob proprio per gridare no alle scelte di Palazzo San Giacomo. Siamo cittadini indignati, siamo scesi in piazza pacificamente, ma noi siamo stanchi di essere presi in giro, ci ha promesso tanto, io sono una sua ex sostenitrice, l'ho votato e non lo nascondo, non ho vergogna a dirlo, ma sono molto delusa ed amareggiata perché lui, contrariamente alle sue parole iniziali, che avrebbe fatto tanto per questa città, avrebbe dato potere forte ai deboli, ci sta piegando, sta contribuendo a far sì che l'economia napoletana non giri, ha chiuso tutte le strade però non mettendo a disposizione mezzi pubblici sufficienti appunto al napoletano. Non solo commercio ma anche commercio. Assolutamente, proprio questo fa piacere verificare che non è solamente il comparto del commercio, quindi la Confcommercio che da tempo ha preso delle iniziative a supporto diciamo, di una correzione di rotta dell'amministrazione, ma anche alla società civile. E questo è un inizio di discussione che spero che faccia rendere conto all'amministrazione la necessità di partecipare propedeutamente a alcune scelte che hanno messo in difficoltà la città e l'economia. Finalmente la borghesia scende in piazza, si rende conto che questa amministrazione sta mettendo in ginocchio la città, ci affianca nella nostra opera istituzionale come municipalità, in particolare contro la chiusura di via Caracciolo. Noi abbiamo espresso un parere negativo in tempi non sospetti. Io auspico che il sindaco si faccia capace, insomma, capisca che c'è un malcontento, un malessere della città e cominci a occuparsi dei problemi reali della città, la manutenzione, il verde, le scuole, l'ambiente, l'igiene, la pulizia, la sanità e la smetta di pensare a questioni di carattere generale e nazionale.